Io conosco diverse, però poi smettono perché, cioè, credono che vanno lì e imparano subito a suonare e poi suonano. Invece non è così, insomma, uno si deve dedicare, perderci il tempo. Insomma, non è una cosa, un giochetto. Io vivo nella città di Umbriagese, per cui veramente da piccolo ho avuto la fortuna che sotto casa è passata l'intera storia del jazz. Molto importante è stato anche il mio secondo matrimonio. Mia moglie Lidia, lei è molto appassionata di opera. Quando la notte sogno di suonare, mi esce sempre il suono di Wes Montgomery. Non vorrei mai essere un concertista, non vorrei essere un musicista in senso tradizionale, perché il ripetere le cose mi annoia. È molto divertente sentire l'energia di tanta gente che suona, è molto stimolante. Com'era la domanda, scusa? Sarebbe bello suonare in questa banda movente, tipo in uno stadio, la gente al centro del campo, è la banda che sfila nella pista atletica per un'ora durante il concerto e tutti di ogni pezzo sentono una parte. Ganza. Non so, ho trovato nuovi amici. Loro ci hanno insegnato i trucchi del mestiere, in un certo senso, e noi abbiamo fatto in modo che conoscessero questa nostra partecipazione. Credo che abbia rinsaldato molto le nostre amicizie. Noi poi a una certa età ci fa anche più effetto che cose. Ci riescono a far fare delle cose, insomma, che ti prendono veramente. Per lui tutti gli strumenti sono importanti, quindi ci ha messo tutti allo stesso livello. Ci ha dato la carica perché veramente. Quando sono in mezzo a tutti gli altri, sarà che non mi sento, non sento gli errori che faccio, forse potrei essere più brava.
ancora forse neanche ci rendiamo conto bene di quello che succede, insomma. Strumenti rendono di più. Suonare non è facile, cioè per alcuni è facilissimo, per me non è facile. Io ho molta predisposizione per la musica, ma non necessariamente per la tromba. Mi piace, però è uno strumento con cui ho dovuto e devo lottare molto. Un sogno frequente che faccio è quello di suonare la batteria e tutti i pezzi della batteria mi scappano, mi cadono per terra e non riesco a perdo l'equilibrio dallo sgabello. Sogno sempre queste cose, poi non mi sono mai chiesto perché, ma... Io suono anche uno strumento fatto di legno e che la realtà vibratoria di questo strumento è tutta contenuta in un pezzetto sottilissimo di canna. Mi piacerebbe avere uno strumento più agile, meno pesante. Non so, se dovessi rinascere mi piacerebbe cantare. Lo strumento sta lì, le mani sono libere. E vai. A me la chitarra non mi piace, la odio, non l'ho mai sopportata, vorrei suonare la zampogna, ma non si trovano zampogne in giro. No, devo dire, a me la chitarra mi piace tanto, continua a piacermi, è una vera passione, soprattutto da quando la trascuro. Ho un rapporto sempre molto difficile, quasi conflittuale col mio strumento, che penso sia trascurato dal punto di vista proprio dell'espressione, del mantice. Privilegiano in genere i fisarmonicisti la tecnica, le mani, ma poco quello che è il mantice, quello che può dare il mantice che è l'anima. Però poi in realtà io amo molto suonare la tromba.